call my name. When you're by my side, I can't do anything. You're my best friend, you're my lover. Without you, no one else would do. Through thick and thin, I know we'll make it through. Yes, I wanna build my whole world around you. So I promise you forever and for always. Girl, you are my sunshine, baby. Don't you go away. Yawo mi, ololufe mi, ore mi, alayo mi. Say I will love you forever. Yawo mi, ololufe mi, ore mi, alayo mi. I will love you forever. My baby, my baby. Natural, oh, we should have.
Vado a chiamare. Allora, consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a voi se credente e ai uomini, giurate di vendere dell'intervento e di dare il ricevuto. La stessa presta giuramento avanti a me, producendo due parole. Lo giuro. Sei stanca, tu siedi, va bene? Io vedo il primo pezzo, mi fermo, lo qua, mi devo rispondere sì, poi levo questo pezzettino qui, poi facciamo un articolo alla volta. Cominciamo? Allora, io levo un pezzettino, lei produce, che così tutti seguono, va bene? Allora, Augustin e Gladys. Ciao. Siete quindi veramente convenuti per la celebrazione del vostro matrimonio? Augustin and Gladys, are you here for the convent for the celebration of your wedding? Sì. Bravi. Come prescrive la legge in vigore, vi leggo gli articoli del codice civile nei quali sono compendiati gli obblighi dei coniugi. As required by the law in force, I read the article of the civil code in which the obligation of the spouses are summarized. Articolo 143, diritti e doveri dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze, alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articles 143, rights and duties of spouses with marriage. The husband and wife acquire the same rights and assume the same duties. From marriage derives the mutual obligation to fidelity, to moral and material assistance, to collaboration in the interest of the family and to cohabitation. Both spouses are required, each in relation to their own substance and the ability to work professionally at or at home, to contribute to the needs of the family. Articolo 144. L'indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 144. Address of family life and family residence. The spouse agree among themselves the address of family life and fix the residence of the family according to the needs of both and the preeminent wants of the family itself. Each spouse has the power to implement the agreed address. Articolo 147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis. Article 147. Duties toward child marriage imposes on both spouses the obligation to morally instruct, educate and morally assist children, respecting the abilities, natural inclination and aspiration in accordance with Article 315 bis. Articolo 315 bis. Diritti e doveri del figlio. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Articolo 315. Rights and duties of the child. The child has the right to be maintained, educated and assisted morally by the parents, respecting their abilities, their natural inclination and the aspiration. The child has the right to grow up in the family and to maintain meaningful relationship with relatives. The youngest child, who has reached the age of 12 and also of an inferior age, we are capable of discernment
as the right to be heard in all matters and procedures that concern him. The child must respect the parent and must contribute in relation to his abilities, to his substance, and to his income, to the maintenance of the family as long as he lives with it. Era tuo fidanzato? No. Augusti, vuoi prendere in moglie la più presente Gladys? Augustine, would you like to take the present Gladys here as your wife? E tu, Gladys, vuoi prendere il marito più presente Augusti? And you, Gladys, would you like to take the present Augustine as your husband? Sì. Avendo ricevuto il vostro reciproco consenso, io ufficiale dello Stato civile del comune di Villafranca di Verona, per la potestà conferitami dalla legge, vi dichiaro uniti in matrimonio e da questo momento vi siete marito e moglie. Having received your mutual consent, I, the officer of the civil state of the municipality of Villafranca di Verona, declare you united in marriage for the power conferred by the law and from the moment you are husband and wife. Non c'è. Allora, Augusto il primo, prendi la fede. Mano sinistra. L'ultima domanda poi vi faccio sedere, va bene? Allora, dichiarate voi di scegliere il regime della comunione o della separazione dei rapporti patrimoniali ai sensi della legge 19 maggio 1975 numero 151. Would you choose the regime from the communion or separation patrimonial relationship according to the law 19 maggio 19 May 1975 number 151. Ti scelto? Comunione? Sì, vero? Sì. Adesso mi sedete. Sedete. La parte al pubblico, avanti a me Adamo Manuela, ufficiale dello Stato civile del comune di Villafranca di Verona per delega avuta, vestita in forma ufficiale, sono personalmente comparsi. The year 2019, on the 10th of December at 12 o'clock, in the town hall, in a room open to the public ahead of me, Adamo Emanuela, an official civil registrar of the town of Villafranca di Verona, dressed in an official form, I personally appeared. Sì? Aiutami a pronunciare il nome, dai. Augusto. Cognome. Benvenuto. Vai, dillo. Benvenuto. Augusti, nato in Benin City, Nigeria. Il 21 agosto 1984, cittadinanza nigeriana, e Oba Zeyem Gladys Ezeola, nata in Eku, Nigeria, il 27 luglio 1993, residente in Nigeria, cittadinanza nigeriana. I personally appeared Agostino Bemudia, born in Nigeria, in residence in Villafranca di Verona, citizenship, and Gladys Oba Zeyem, born in Nigeria, and resident in Nigeria, Nigerian citizenship. I quali mi hanno richiesto di unirli in matrimonio, a questo effetto mi hanno presentato il documento fotodescritto che, munito del mio visto, inseriscono il volume degli allegati a questo registro insieme con quelli già prodotti all'atto della richiesta della pubblicazione. Dall'esame di tutti gli antecedenti documenti, risultandomi nulla ostare alla celebrazione del matrimonio, ho letto a disposito gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, quindi ho domandato allo sposo se intende di prendere in moglie la qui presente Obase Yevhen Gladys Ezeoa, e a questa se intende di prendere il marito il qui presente Obemudi Augusti, ed avendomi ciascuno risposto affermativamente a piena intelligenza anche dei testimoni sottoindicati, ho dichiarato che i medesimi sono uniti in matrimonio. Whom have asked me to join them in marriage, and to this effect I have presented me with the document described below, which, having my visa, I insert in the volume of the attachments to this register, together with those already produced at the time of requesting the publication.
for the examination of all the information documents, proving to be nothing to prevent the celebration of marriage. I read to discuss the article 143, 144, and 147 of the Civil Code. So I ask the groom if he intends to take the present Gladys as a wife, and if she intends to take the present Augustine as husband. And having each replied in the affirmative to the full intelligence, even of the witness below, I stated that they themselves are united in marriage. A questo atto sono stati presenti quali testimoni: Old Memudia, Ifedoka Courage, nato in Benin City, Nigeria, 1 ottobre 1979, residente in Colognole Colli, e Wangwe Esther, nato in Benin City, Nigeria, il 14 maggio 1968, residente in Villa Franca di Verona. To this, we have present as witness Ifedoka Courage Bemudia, born on the 21 October 1973 in Benin City, resident in Colognola, Ikoyi, and Esther Nwangwe, born on the 14th of May 1978. Il documento presentato è il certificato della pubblicazione eseguita in Villa Franca di Verona per 26 novembre 2019 e 4 dicembre 2019 senza opposizione. The document present is the certificate of the publication executed in Villa Franca di Verona from 26th to the 4th of December. La richiesta, le dichiarazioni, le risposte alle domande di qui sopra da parte di Augustine, che non conosce la lingua italiana, sono state fatte per mezzo di Otoe Frances Esosa, nata Benin City, Nigeria, il 30 maggio 1999, cittadina nigeriana residente in Villa Franca di Verona, che da me, assunta di interprete, ha giurato di bene fedelmente adempiere all'incarico che le è stato affidato. The request, the declaration, and the answer to the information question from Augusti that does not know so much the Italian language. I was made through Frances Otoi, Isusa, born in Nigeria on the 30th of May 1999, Nigerian citizenship, resident in Villa Franca di Verona, which assumed by me to interpret and sworn to good and faithfully carry out the task entrusted to me. A mezzo dello stesso interpreto ho comunicato a Augusti gli articoli precitati del codice civile. Non ce l'hai questo? Ok. E la risposta di Gladys di unirsi in matrimonio. Te lo traduci così, se vuoi da stanza. Vai. Che con te gli abbiamo chiesto di unirsi in matrimonio. Ok, with me they asked the both of them if they are going to marry each other and they both said yes. Il presente atto, dopo essere stato comunicato dall'interprete alla voce, non avendo la cultura agli altri intervenuti, è stato da tutti insieme con me sottoscritto. Ok, we are done with the article. Fatto? Bravissimo. La foto anche a Fred? Avete una cosa che spazio? Finiti? E guardi, sotto la foto è da di là. Adesso ti guardo anche, aspetta, finisco di filmare e ti guardo. No, vuoi fare un augurio particolare? No. Allora, devi dire adesso a loro che quello che abbiamo letto prima, vedi gli articoli. Adesso gliene do una copia da tenere a casa, da appendere sul frigorifero, perché al frigorifero ci vanno tutti, sì, aprire la porta. Quando sono arrabbiati, litigano, lo devono rileggere e ricordarsi questo giorno, ok? Per quello che ho detto sul frigorifero. Ok. The articles that we read, so we give you the copy and you put it inside the fridge. When you guys are quarreling, then you you read again. The leadership. No, a chi comanda in casa lo consigli. Puoi venire al frigo? Ok, allora, vedete 10 giorni dalla nascita, mette giù e... Va bene, se volete facciamo una foto, poi vi lascio, vi potete fare tutte le foto che volete.
You may not think us in this case. Come up. Mona, come up. How many tables now are more than the tables? Respect, highly great. Yeah, see my sister. Attention, everybody pay attention. Oh dear.
Odious. Yes. Yes. Ma capita nel dai. Ma le rune. In Jesus' name. Amen. Father, we thank you. Father, we glorify you for today. All what we went through for the marriage. Father, we give God the glory. We said, hallelujah, in the mighty name of Jesus. Amen. Father, as we are here now, we want to bless the food and the drink. We cover everything with the blood of Jesus. Any Indians that is coming around us, cover it with the blood of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Congratulate our brother for this great memories. Listen, listen. I said, I'm happy with that. So we invite the God of heaven and earth to cut this cake with us in his name. Well enough, Jesus, we are going to cut this cake in the blood of Jesus. J E S U S Jesus.
Heavy, 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 woman. Biggie, biggie, heavy, heavy.